Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind. Allora, ce l'avamo lasciati qua con inizio campionato non molto carino, perché si è fatto 6 partite e abbiamo fatto solamente 7 punti. E ce l'avamo lasciati qua in attesa di iniziare la partita contro il Pescara. Quindi detto questo, affrettiamoci ed iniziamo, no? Va bene così, la formazione. E via, dai, giochiamo. Giochiamo laggiù, in trasferta, come avete visto. E niente, calcio inizio, lo battono loro, iniziamo. Mamma mia, cosa ha rischiato di far Castagne? Ho capito fatto go. Occhio, ragazzi. Bella roba, vai Old Chic. Vai. Tira. Eccolo! Via! Old Chic! La sblocca lui al 18esimo, poi di 19esimo del primo tempo. Ma non ho capito, no, ma devi ricomandare, lui ha tirato normale, boom. No, pensavo l'avessi deviata qualcuno, perché il portiere di solito quando le tiro si le prende. Invece no. Comunque, 1-0, olè. E tira! Maremma cane masturdi, oia. Vai Angelino! Dio buono Angelino! Tanta potenza ma poca precisione. Vai Marchino! Maremma cane ragazzi, si sta buttando via troppo, eh. Vedi cosa succede a buttare via tutte queste occasioni. Alla prima vera occasione di loro, boom, ci purgano, 1-1. Finisce così appunto il primo tempo. E dirà un po' le palle, perché deve aver preso gol così, soprattutto dopo aver buttato via tutte queste altre occasioni. Vabbè, comunque voglio fare un cambio. Levo Mastur e metto Pereira. Vi ho detto questo, iniziamo il secondo tempo. Tira Pereira, se è entrato ora. No. Tira Old Chic. Dio buono, dì. Ha rischiato di fare anche doppietto oltretutto al gol. Mamma mia, meno male vola Dragowski. Fra l'altro, in realtà non mi è giocato, ma c'era Blanc in trasferta. Almeno dissi o sì. Vai, vai Armstrong. Vai. Maremma cane. Vai Zinkovic. Madonna, tirata in bocca. Finisce 1-1. Maledetta la miseria, si è buttato via 2 punti. Perché era molto 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 fattibile. Siamo stati in grado di buttarla dentro. Sì, anche loro, se si guarda le statistiche, sono stati più pericolosi. Però credetemi ragazzi, quel qualcosa di pericoloso si è creato solo ed esclusivamente noi. Diciamo nel solo tempo un tiro pericoloso è stato quello lì dove Dragowski è volato. Vabbè, andiamo a fare la prossima partita, che ci vedrà appunto giocare contro il Valencia in Europa League. Andiamo allora appunto a giocare contro il Valencia. Si va già laggiù a Valencia. Vediamo un po' come siamo messi a livello di condizione fisica dei giocatori. Allora sì, quando decide di andare, come sempre molto veloce. Allora, ok, la maglia, va bene così. Allora faccio giocare Blanco, sia perché c'è un trasferta, sia perché comunque per un errore mio non l'ho fatto giocare nella precedente partita. Faccio già Ceccherini, tanto per far riposare un po' Sar. Levo Cerny e metto Pereira, anche se non è il suo ruolo ideale. Detto questo, niente, va bene così, iniziamo. Siamo tornati a giocare contro la mia tanta amata pioggia. No vabbè, è per D che incredibilmente piove sempre, o quasi. Detto questo, niente, iniziamo questa importantissima partita. Cazzo, ma perché Blanco è uscito così? Credetemi ragazzi, non ho premuto niente per farlo uscire. Ha fatto questa zotta lì, che appunto ha permesso al Valencia, maledetta la miseria, con Alcacer di andare in vantaggio. 1-0, siamo sempre sotto. Tira! Dio buono, de. Finisce così il primo tempo, 1-0 Valencia. È un po' un casino, anche se sicuramente la partita la stiamo gestendo molto meglio in confronto a quella lì che si fece col Malmo, che quella volta lì fu imbarazzante. Comunque, il risultato è questo, vediamo se nel solo tempo può cambiare qualcosa. Porca puttana, mamma mia.
Per un momento ciò che non ho vista dentro. Ma come rosso? Ma dai! Ma c'avevo palla! Mamma mia, meno male l'angolano ha sbagliato. Finisce così. Purtroppo nel secondo tempo non ci sono state molte occasioni, soprattutto da parte nord. Oltretutto c'è stata l'espulsione di Zivkovic, quindi addirittura la prossima partita, datevi, madonna brutte le statistiche. Comunque, addirittura la prossima partita la giocheremo senza lui e giocherà Maximin. Oltretutto, oltre a perdere anche questa espulsione. Vabbè, comunque, il video non è iniziato nel migliore dei modi, ecco, a livello di punti. Ora andiamo a fare la prossima partita, che se non sbaglio, questa era di campionato chiaramente, ci vedrà giocare appunto contro il Cagliari. Vediamo cosa accadrà. Allora, vediamo se almeno contro il Cagliari possiamo, non dico interrompere questa striscia, questo andamento, però possiamo fare qualche punto, magari 3 punti. Allora, vediamo Mastur, che è quello che per ora fisicamente c'è un po' di meno, ma anche Pereira, però ce l'ha un po' di più di resistenza, no? E niente, iniziamo così, poi eventualmente faremo qualche cambio dopo. Boh, speriamo bene, ragazzi. Attenzione! Calcio di rigore subito all'inizio. Secondo me non c'era, però ce l'ha dato. Cosa devo fare? La devo sbagliare? No, speriamo di no. Vai Armstrong! Eccolo! L'astronauta! La sblocca lui dopo neanche 3 minuti! 1-0 sul rigore! Adar Armstrong! Ci pensa lui! È buona! Vai Zivkovic! No! No! Mamma mia, Dragowski! Palo! Palo! Non so se vi sentite il tocchettino! Meno male! Finisce così il primo tempo. Stavolta siamo andati in vantaggio e rimaniamo in vantaggio. Però, al confronto delle altre partite, riusciamo a fare una cosa quasi inaspettata. Ce la fa qualche cambio, perché non so se l'avete notato prima, ma finita veste, dopo 2 giorni, 3 giorni, bisogna giocare subito contro il Genoa. Quindi io direi di levare Benassi per Barella. Si mette Saint-Maximin a posto di Zivkovic e mettiamo Ralt a posto di Cerny, che anche se comunque non è stanco in confronto soprattutto ad altri, vedi tipo Pereira e forse Olcic, meglio toglierlo perché è uno che, come sapete, la resistenza ce l'ha veramente scarsa, quindi meglio non rischiare, ecco. Mamma mia, Dragowski! Cosa ha preso Dragowski? Cosa ha preso Dragowski? No! Mamma mia, meno male! Dopo aver fatto 2 parate, Dragowski la sta per combinare grossa, anche se in realtà comandavo io, perché ho detto di fare questa serie a Dragowski. Dio Bonode, se ci arrivava. E finisce così, 1-0, ce l'abbiamo fatta, siamo tornati a fare 3 punti. Sei un po' patito, e se Dragowski non ci salvava su quella clamorosa occasione, non so la partita come poteva andare a finire. Comunque, è andata così per nostra fortuna. Meno male, anche le statistiche dicono che forse, anzi, sicuramente meritava il Cagliari. Posso garantire che è vero, perché nel secondo tempo non si è fatto quasi niente. E niente, meno male è andata così. Ora andiamo a fare la prossima partita, che come vi ho detto prima ci vedrà giocare contro il Genoa in casa. Allora, eccoci qua. Iniziamo questa partita. Vediamo un po'. Si gioca in casa, come ho già detto prima. Allora, qui ce la fa qualche cambio. Allora, levo Armstrong e metto Maximin. Lascio ancora Dragowski, che lo voglio far giocare titolare perché ha fatto una parata incredibile. Proprio l'altro giochiamo anche in casa. Poi metto No, è espulso Ceccherini. Non ci ho fatto caso. Allora, sai cosa? Voglio mettere lui. Lo voglio provare. Voglio vedere com'è. E poi l'Evangelino. E metto, dov'è? L'ho messo. No, dov'è? Ralt. Anche se ci combina un po' a livello di ruolo. Però è sempre, diciamo, un esterno sinistro. Quindi. Perché, ragazzi, non so se dopo dovremo giocare quella dopo di Europa League. Resta di fatto che non voglio rischiare. Fra l'altro voglio fare un po' di turno perché i giocatori sono stanchi. Comunque, appena finiscevi, iniziamo a giocare.
Allora, eccoci qua, a riborda sotto l'acqua, ogni tanto è giusto, la deve un po' piove. Cioè, siccità, se no. No, a parte questo, iniziamo questa partita e guardiamo un po'. Tira Maximin! Maximin, mamma mia, pensavo fosse dentro! Dai, va bene, via, dopo quasi 19 minuti ci rendiamo pericolosi. Dragoschi, la prende! Sono stato zitto fino all'ultimo perché credevo potesse andare dentro, meno male mi sono sbagliato. Finisce così il primo tempo, 0-0. Ci sono state solamente due occasioni pericolose, una nostra e una di loro. E niente, siamo un po' smoscina questo primo tempo. Vediamo un po' se fa qualche cambio, sì. Maximino lascio, se nel caso forse dopo metto Armstrong. E vabbè, levo appunto Mastur, ci metto Pereira. Rimaniamo così, anzi, metto anche Barella al posto di Old Chic. E tira Zivkovic! D'ancora! Dio bonode! No! Porca puttana de... pensavo Dragoschi la potesse prendere, l'ho fatto uscire a vuoto. 1-0 Genoa con Kofis, no, no, Gradel, boh, non so chi sia. Vai Zivkovic! Vai! Cazzo, ma tira! Ma perché? Perché la ritornata lì non ha tirato? Che cazzo, 2-0. Mi sa che la partita è virtualmente chiusa. Panico, fra l'altro, ha fatto gol. Vabbè, il cambio lo faccio uguale. Levo Maximin e metto Armstrong. E levo Cerny e metto nessuno, perché ho finito le sostituzioni. Volevo mettere Venanzi. Armstrong! Mamma mia che gol! Però mi sa, non lo so, purtroppo che è inutile. Prova a tirare così, ha tirato una bomba nel centro, imprendibile. 2-1. Speriamo che non sia troppo tardi. Ma anche se credo di sì, che purtroppo lo è. E infatti finisce così, 2-1. Peccato. Diciamo, sperato, ma ormai era l'89esimo, 90esimo. Quindi niente, stavolta è andata male. Si torna a non fare punti addirittura. E niente. Ora andiamo a fare l'ultima partita di questo video, che se non sbaglio, siccome l'ha detto prima il telecronista mentre giocavo, non è come azzardavo io, che appunto andassimo a giocare in Europa League, anzi facevamo la partita in Europa League, ma bensì si va a giocare contro il Napoli, laggiù a Napoli. Finiamo il video con una partitona, perché sulla carta sarà veramente difficile, chissà cosa ne verrà fuori. Detto questo, iniziamo a giocare, vediamo un po'. Allora, qui vabbè, le maglie vanno bene, tutti carichi a parte Cerny, e fra l'altro voglio dare fiducia a lui. Ora mi scordo sempre di metterlo fra, diciamo, le riserve che vanno in panchina. E non è assolutamente male, ragazzi, e anzi, è anche Artino e... cioè, può far bene. Detto questo, niente, va bene, sì, la formazione iniziamo. Hanno un po' recuperato fra tutti, di fiato, resistenza, tensione fisica, quello che vi pare. Vediamo un po'. Vai, bordalo, non lo dio, credo che ormai non sapete già cosa voglio dire. Insomma, iniziamo questo big match al San Paolo. Addio, mamma mia, prendila Dragoschi. Mi sono scordato di mettere Blanco, ragazzi. Un'altra volta. Eccoci, 1-0, maledetta la miseria. Chi è? No, è vero, è andato a prendere il Napoli alla fine, Cagliari. Eccoci. C'è purga anche, 1-0. Mamma mia palla, Marco sarà assedio. In 10 minuti 3 occasioni. Vai Armstrong, vai. Vai Ciccio, e tira. Eccolo, Armstrong, l'astronauta. Riequilibra tutto, deve buttare, perché comunque ha fatto il gol del pareggio. E andiamo, quasi 20esimo del primo tempo, Armstrong ci mette la firma e riporta il risultato in equilibrio, in parità. Vola fuori il pallone, meno male, sono chetato. Tira Castagne, Dio bonode. Non ci voglio rede, ecco.
Dragoschi mi è cascato su questa serie. Cioè, per questa partita, per me Dragoschi è il peggio in campo. No, scherzo, peggio no, però qui l'ha combinata parecchio grossa. Ha preso gol sul suo palo. Era lì. Insomma, 2-1, Allan. Purtroppo per noi il primo tempo finisce 2-1. Però c'è il secondo tempo, appunto, c'è un altro tempo. E sembrerebbe che siamo in partita. Innanzitutto fammi levare Masturri e metto Pereira. Vai, olè. Poi per il resto no, però rimaniamo così. Insomma, vediamo un po' cosa accadrà nel secondo tempo. Era bella partita, questi qui ragazzi. Speriamo ci sia un tracollo da parte nostra. Mamma mia, l'ha levata dall'alto di testa. Mamma mia ancora. Fuori. Allora, chi è? Castano si è distrutto. E metto Ceccherini. Però si è fatto male anche Sarri. Quindi niente, faccio questo a Savi. Allora, vai e metto lui dietro, che è anche un po' più alto di Benassi. Devo fare così. Vai. Tira! No! Maledetta la miseria, ho visto la rete muoversi. Ci ho un po' sperato. Ma che gol ha fatto? Non me ne frega niente se c'è stata la deviazione del difensore. Ha fatto tutto da solo. È andato contro il gioco di squadra. Però alla fine è stato efficace. Con un po' di culo, perché ci ha messo il piedone o la gamba il difensore. Resta di fatto che l'astronauta ci porta un'altra volta sul risultato del pareggio. 2-2. Finisce così, 2-2. In teoria non è un buonissimo risultato, perché ora come ora abbiamo veramente bisogno di far punti, di macinare 3 punti a rota, ecco, per ogni partita. Però per come è andata la partita direi che è un buonissimo risultato. Datevi il possesso palla, incredibile, così come un po' l'occasione, la differenza. Però alla fine dai, può andare bene così, ecco. Poi laggiù, cioè laggiù, se giocavamo contro il Napoli era laggiù, e alla fine è gioco io, però... Non è una partita semplice, ecco, giocare contro il Napoli. Detto questo, come vi ho detto prima di iniziare la partita, questa era l'ultima partita del video. Vabbè, la faccio tutto dopo da solo io. E quindi niente, ci rivediamo al prossimo video, nel quale appunto si deciderà un pochino forse il nostro destino in Europa League. Credo non del tutto, però si incomincerà a vedere un po' come andranno le cose. Qui siamo un po' nella cacchina, vi sto guardando ora nell'Europa League. Siamo a un punto. Male, ragazzi. Manca 3 partite. E quindi appunto, già la prossima partita sarà, tra virgolette, un po' decisiva. Detto questo, niente, il video finisce qua. Vi ringrazio tanto per la visualizzazione e poi vi ricordo di fare, anzi, di mettere. Boh, sì, fare, mettere, se volete, queste 3 cose. Ovvero, in primis... mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, perché così facendo rimarrete aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su tutti quelli inerenti a questa serie qua, ovvero Livorno State of Mind. Detto questo, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!